Mariano Amici, il medico Novax che si è scontrato con il giornalista Luca Telese. Va bene, sentiamo cosa succede. Non è l'arena. Il dottor Mariano Amici, che è contrario al vaccino, si è scagliato contro Luca Telese. Vediamo cos'è successo. Non è l'arena, non è l'arena. Vediamo cos'è successo. Cose brutte, cari amici. Cose brutte. Si permetta di ha studiato il kiwi o no? No, io non sono un esimio studioso del figo, perché non faccio il fruttivendolo. Io sono un medico, non faccio il fruttivendolo. Quindi lei non si permetta di rivolgersi a me con questi toni. Non si permetta, altrimenti io mi alzo e me ne vado. Ma ce l'abbiamo quel filmato eventualmente. Lei non può svilire la discussione. Lei a che titolo parla? Lei che basi culturali ha per parlare? Beh, io poi la discussione intera che la metto come all'inizio sotto di questo video. Beh, voi vi chiederete, ma chi sei? Tu chi sei? Io sono questo qua, vedete, questo signore qua, mi chiamo Serafino Massoni, ho quasi 82 anni e opero sulle potentissime piattaforme mondiali Dailymotion e YouTube. E su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni, per cui mi posso ritenere un influencer. Allora c'è stata una discussione, capito, tra un medico che si chiama Mariano Amici, che è contrario ai vaccini, e il giornalista Luca Telese. Giustamente il dottor Mariano Amici rimprovera al giornalista Luca Tenese il fatto che il giornalista Luca Tenese non è un medico. Che competenza c'hai tu, Luca Tenese, a contestare me? Io, dottor Mariano Amici, che sono un medico. Allora io però vorrei rispondere qua al dottor Mariano Amici, e vorrei chiedere al dottor Mariano Amici, ma caro dottor Mariano Amici, tu che competenza c'hai? E tu che competenza c'hai per metterti contro i vaccini? Che competenza c'hai? Tutto il mondo vuole i vaccini, che competenza c'hai per metterti contro i vaccini? Tutto il mondo vuole i vaccini, ma in Italia anche i potentissimi leader popolari Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono fatti vaccinare, hanno il Green Pass. Ripeto, caro dottor Mariano Amici, qua in Italia anche i due potentissimi leader popolari, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si sono fatti vaccinare e hanno il Green Pass. Ma tu, dottor Mariano Amici, non gli vuoi bene a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini che si sono fatti vaccinare? E dottor Mariano Amici, lo sai che anche Serafino Massoni, che ha quasi 82 anni, si è fatto vaccinare con le sue due brave dosi di Pfizer e c'ha il Green Pass Serafino Massoni? Magari adesso Serafino Massoni verrà chiamato per fare la terza dose. E Serafino Massoni farà la terza dose, va bene? Se tu rimproveri a Luca Telese di non essere un medico, di non avere competenze specifiche, io Serafino Massoni posso rimproverare a te e dottor Mariano Amici di essere messo contro la comunità scientifica internazionale. È stato semplice, va bene, dottor Mariano Amici? Dai, dottor Mariano Amici, fatti vaccinare, dottor Mariano Amici, come hanno fatto i due potentissimi leader popolari Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che si sono fatti vaccinare e hanno il Green Pass. Ti vorrei dire, dottor Mariano Amici, che il Green Pass non appartiene al Ministero della Salute, appartiene al Ministero delle Finanze, perché il Green Pass è uno strumento polivalente, non serve soltanto contro la pandemia, ma serve soprattutto per stanare gli evasori fiscali e portare alla luce il lavoro nero. Ricordatelo, dottor Mariano Amici, che
il Green Pass è uno strumento polivalente. Non serve solo per combattere la pandemia, serve anche per combattere gli evasori fiscali. C'è tanta evasione fiscale, ricordatelo, dottor Mariano Amici, che il Green Pass non appartiene al Ministero della Sanità, della Salute, della Sanità, appartiene al Ministero delle Finanze, capito? Informati, mi raccomando, caro dottor Mariano Amici, a te, dottor Mariano Amici, e a Luca Teresi, a Nonella Arena, e a tutti voi tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.